Signore e signori, tutti voi all'ascolto. Buongiorno. Oggi è il 29 di marzo del 2023 e siamo di nuovo a Porto Garibaldi. Laggiù in fondo c'è anche un trattore. Si è freschina! E oggi? E domani, cioè Senza il della cacca. 30, sì, c'è della cacca. Il 30 di marzo del 2023 siamo alle Valli di Comacchio, che andiamo a provare a fare una multi che avevamo già provato tanto tempo fa. Magari vi metto il link al video di quella volta qui sopra e sotto nella descrizione, che però quella volta non c'era il final. Stavolta, boh, andiamo a vedere. Doppio trattore. A chi si butta prima? Quanto sei felice di vedere il doppio trattore al lavoro? Sono belli, però non lo so. Tra l'altro c'è tutto il nugolo di gabbiani dietro lì che stanno, boh, probabilmente ci sono gli insetti, cose di questo tipo. Ci stavamo chiedendo in questo capanno, ma la parte lì sotto, così, cioè ha la forma di una barca? Cioè, ma che sia davvero relitto di una barca che ci hanno poi costruito il capanno da pesca sopra? Che cosa è curiosa. Anche questo ha tutta la forma, cioè, boh, hanno usato una barca vecchia dismessa per farci il capanno da pesca e poi questo è quello che è rimasto. Non lo sapremo mai. Cammina, cammina, siamo praticamente arrivati a Comacchio, comunque va bene. E cash è trovata, ottimo. E adesso pausa pranzo. Ah, Panini mangiamo. col... Sì, è l'una. Panini col tonno per tutti. Visto che non è così tardi, sono andata a recuperare il foglio dentro al ristorante Il Bettolino per l'altra multi, che è quella che va verso la salina. Laggiù ci sono i fericotteri. Grazie.
perché sono comunque un po' lontani. In teoria siamo anche arrivati al final della multi, che questa qui del bird watching verso la salina, insomma, che è, dunque, dice a sinistra del ponte sotto. Ora io penso che il ponte intenda questa cosa qua, però, cioè, a parte la giungla per arrivarci, direi che non è proprio il caso di andarci a mettere i piedi sopra questo ponte, e poi sotto, cioè, dovrebbe esserci una scatola dove infilare il foglio, ma sì, non... No, vabbè, ce lo teniamo il foglio. Comunque, fai vedere il nostro bird watching che risultati ha portato, perché ne abbiamo trovati un bel po', eh? Abbiamo visto tutti quelli dove c'è la V di fianco. Insomma, dai, siamo stati dei bravi bird watchers. Va bene, torniamo. Okay. Torniamo là. Sì, dalla foresta. Sì. C'è un barchino pieno d'acqua. Queste qua sono tutte conchiglie di cosa non sappiamo. Ostriche, forse? Sì. Tante anche là. Perché fatte così sembrano ostriche, però sì, adesso non so. Ma soprattutto qua abbiamo scoperto che i capanni di pesca vengono, cioè venivano probabilmente a volte, o sempre, non lo so. Comunque questo capanno di pesca qua è stato costruito sopra una barca, sopra una vecchia barca. Hanno messo la barca lì e ci hanno costruito sopra il capanno di pesca. Quindi quelli che avevamo visto dall'altra parte, dall'altro lato, insomma, che c'erano quei residui di navi, probabilmente era così, perché avevano costruito il capanno di pesca sopra la barca. Sono le 4:30, è ora della merenda, e quindi Claudio c'ha le arachidi chili, che io non ho nessuna intenzione di assaggiare perché saranno piccanti. Quindi io mi faccio tarallini. Signori, oggi è il 31 di marzo del 2023, siamo da Lido delle Nazioni, cioè tecnicamente Lido delle Nazioni poi è praticamente qui finisce, e per fare il cito, che è uno dei motivi per cui siamo poi venuti al mare in questi giorni, e qua ci sono i cervi. Ma c'è un tizio là che gli sta facendo le foto. Siamo qui con i partecipanti Cecco 2020 e Nordicante, perché noi siamo gli irriducibili. Tra l'altro il tempo non è neanche stupendo oggi, ma va bene, speriamo non venga a piovere. L'ultima volta che l'ho detto è venuto a grandinare, meglio che sto zitta. E adesso iniziamo a ripulire un pochino in giro. Cito finito, abbiamo raccolto un bel mucchietto di rusco, tra cui anche uno pneumatico. Adesso io e Claudio andiamo a cercare una cache che è un pochino più avanti di qua, non avevamo trovato l'altra volta. Stiamo passando attraverso la pineta dove si possono notare i daini. Buongiorno daini! La cache in questione che volevamo cercare era vita da eremita, e il problema è che qui adesso laggiù in fondo si vede anche che stanno facendo dei lavori, e appunto qua per far passare i macchinari hanno fatto questa spianata di cose spostando tutti i sassi così, e
La cache era sotto uno di questi sassi. Quindi probabilmente sarà ancora da qualche parte, ma niente di fatto, direi, così a occhio. Una ruspa di nome Gregorio. E oggi è il 1° di aprile del 2023. Stiamo andando verso il molo a Porto Garibaldi e qui abbiamo i fichi d'India con dei fichi d'India attaccati. Vamola! Oggi in teoria c'era l'evento di Rignigno, che dovevamo andare a mangiare la pizza a Lido Adriano e poi dopo sì, fare al Cerchio della Gioia. E siccome la pizzeria è saltata, noi siamo comunque venuti in pizzeria qui a Porto Garibaldi, questa pizzeria qui che tra l'altro è molto carina, fa anche asporto, fa anche consegna a domicilio, si chiama Pomodoro e Mozzarella e le pizze sono mica male. Questo è Tomino, formaggio Tomino. E funghi, questa è Nduja. Tomino e Nduja. Recensione della pizzeria Pomodoro e Mozzarella in via Giovane Italia a Porto Garibaldi. Direi che abbiamo scoperto un'ottimissima pizzeria. Eccellente, eccellente. Allora, davvero ottima. La pizza buonissima, l'impasto proprio veramente buono. E tra l'altro, cioè, abbiamo speso pochissimo. La bottiglietta d'acqua, 1 euro, che spesso e volentieri te la fanno pagare molto di più. E non ci hanno fatto, non fanno pagare il coperto, nonostante abbiamo mangiato nei piatti di ceramica, con le posate, serviti al tavolo, perché ci hanno servito al tavolo. Cioè, cosa chiedere di più? No, proprio, poi è anche un bel posto. D'ora in poi, quando ti romperò le scatole che voglio venire al mare, ti dirò, ti porto a mangiare la pizza e non romperai più, immagino. O sbaglio? Ma era proprio buona. Ho trovato la scusa per farlo venire al mare. Io ho mangiato quella nord e sud che c'era l'Nduja e il Tomino insieme. E siamo al Cerchio della Gioia ad aggiungere roba. La scritta che avevo fatto l'altra volta verso l'infinito e oltre si è cancellata. Però qui la carota razzo si è decisamente cancellata anche questa, però c'è ancora volendo. Claudio scrive citazioni.